quindi abbiamo fatto ieri il crime scope, quindi analisi con luci radente per evidenziare tracce non visibili a occhio. Lavoreremo, proseguiremo con Luminol, quindi evidenziazione di qualunque traccia di sperma, di DNA o quant'altro non sia visibile a occhio nudo, per cercare di ricostruire qualunque tipo di traccia che possa servire a noi alle indagini e ricostruire la scena del crimine, quindi verificare se la presenza del ragazzo qua direttamente da vivo o da morto, chiaramente. Questi esami hanno prodotto dei risultati? Stiamo lavorando, i risultati ci saranno nei prossimi giorni ovviamente, perché l'accertamento è momentaneo, ma l'analisi dell'accertamento viene fatta poi nei nostri laboratori. Certo, però siete già in grado di dire sì, ci sono dei segnali che potrebbe esserci qualcosa? Stiamo lavorando, siamo in grado già, ci stiamo muovendo. Quindi siete in grado di dire che forse qualcosa verrà fuori nei prossimi giorni? Sicuramente siamo in grado di dire che forse qualcosa verrà fuori nei prossimi giorni. Ecco, avete cominciato qui stamattina, poi nella tarda mattinata, intorno a mezzogiorno, è stata rinvenuta una mutandina di colore blu nei pressi della scuola dove è scomparso Loris Stival. È stata rinvenuta questa mutandina dello stesso colore di quella che la madre ha dichiarato avevi i ragazzi addosso. Chiaramente, prima di stabilire l'identità di questa slip con quella del ragazzino, si devono svolgere tutta una serie di indagini tecniche che diano la certezza di questo evento. Perché ricordiamolo, il ragazzino è stato rinvenuto senza mutandina. Il ragazzino è stato rinvenuto senza mutandina e con i pantaloni sbottonati. Al momento è quindi impossibile stabilire se anche il modello della mutanda fosse lo stesso? Il modello è simile,